Si è svolta questa mattina la riunione convocata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, rappresentato dall'ingegner Placido Migliorino, direttore responsabile della vigilanza autostradale, a cui ha partecipato l'ingegner Marco Perna, direttore del settimo tronco di Autostrade per l'Italia, per affrontare le problematiche derivanti dai cantieri presenti lungo la A14. Per la Regione Abruzzo hanno partecipato il presidente Marco Marsiglio, il sottosegretario alle Infrastrutture Umberto De Annuntis e il dirigente Emidio Primavera. Oggi ci è stato presentato un nuovo piano, anche su nostre sollecitazioni abbiamo fatto dei suggerimenti, comunque il nuovo piano presentato da ASPI è sicuramente migliore di quello precedente, prevede che i lavori invece di terminare il 30 giugno termineranno il 9 luglio per fare in modo che nei fine settimana si possano aprire delle corsie aggiuntive nelle direzioni in cui questo si rende necessario quando si cominciano a formare le code. E questo renderà sicuramente meno di impatto e più fluido il movimento. Le code vengono, diciamo, pronosticate da Autostrade per l'Italia e dal Ministero a non più di 2 chilometri nei momenti più critici nel fine settimana. Altro tema di cui si è parlato oggi è quello relativo alla questione pedaggi. Su questo argomento ASPI ha già proposto la riduzione del 50% delle tariffe per quanto riguarda il tratto autostradale Giulianova-Roseto e Atri-Pescara Nord. E noi abbiamo chiesto di essere più, di considerare anche i danni già subiti nel recente passato e quindi questo mese scarso di riduzione tariffaria va bene. Abbiamo considerato sufficiente, abbiamo anche chiesto di inserire una tratta in Abruzzo che non era stata considerata, nella quale quell'altra Vibrata e Giulianova, nella quale ci sono comunque dei cantieri che stanno generando code. Nel corso del vertice è stato affrontato anche la questione terza corsia. Proprio ASPI ha presentato un primo studio con ipotesi di ampliamento a 3 corsie della A14 nel tratto che va da Porto Sant'Elpidio a Pescara, innesto A25. Beh, su questo ci sono buone notizie perché considero un fatto rivoluzionario, epocale, che sia oggi visto per la prima volta un documento firmato da Autostrade per l'Italia e condiviso dal Ministero che prevede appunto l'inizio della progettazione, della prefattibilità tecnico-economica, il primo stadio di progettazione per la terza corsia anche in Abruzzo.